Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questo episodio andremo a recensire questo prodotto che ci è arrivato. È una scheda Fireware che ci arriva direttamente dagli Stati Uniti, in teoria, e non dalla Cina, come dicono di solito, e arriva dalla XC Search, una nota marca che avevamo parlato tantissimo tempo fa, ma che poi è stata accantonata cambiando 3.000 volte il nome e oggi ci è arrivata. Questa scheda costa 10,25 euro, doveva arrivare in teoria un altro tipo di scheda che però non si sono più fatti sentire quelli a cui l'avevo comprata e poi all'improvviso sono spariti, ho richiesto il rimborso e magicamente sono riapparsi dandomi il rimborso completo, vabbè dettagli, e quindi questa è un secondo la nostra scheda. Scheda che è arrivata abbastanza bene, in più ci regalano anche quelli dell'XC Search un cavo Fireware 6 pin a 4 pin. La nostra scheda dovrebbe essere una scheda che avevamo già anche recensito in passato ed è questa schedina qua. Come vedete, è una schedina che si attacca all'interno del computer. È una scheda che appunto non necessita i driver perché praticamente ce li ha già Windows. Ha due schede, cioè scusate, due attacchi Fireware da 6 pin e un attacco da 4 pin. Quindi, come vedete, è veramente molto semplice anche l'utilizzo. Inoltre, la scheda non è che ci sia molto da vedere, anche perché questa è la scheda e questo è praticamente il tutto. Andremo adesso, in questo momento, a installarla all'interno del computer a vedere se funziona. Ok, innanzitutto per installare la nostra PCI Express, cioè la nostra scheda, dovremo cercare l'attacco PCI Express X16, che è quello lì, eccolo qui. Adesso ve lo mostro, dov'è? Eccolo lì, nascosto nell'angolo, quindi questo qui sarà il nostro slot dove metteremo la nostra scheda mini DV, quindi dovremo metterla a quel livello. Adesso andiamo a montarla e ho notato anche che si sta staccando tipo le porte USB, ma a dettagli. Ok, attaccata come vedete perfettamente. Adesso direi di andare a accendere il computer e sperare che venga rilevata al primo colpo. Non è che sia proprio positivo, anche perché guardate, risulta così e qui non sta caricando nulla. C'è qualquadra che non cosa, aspettiamo qualche secondo e poi se non funziona provo a riavviare. Ok, effettivamente il secondo riavvio ha dato esito positivo, infatti a sto giro si è avviato normalmente il nostro sistema, probabilmente si era creato qualche bug o forse è colpa mia che comunque non ho proprio riavviato al completo e sospendendo il computer al posto di spegnerlo ovviamente può causare questi problemi. Ora, workstation dovrebbe funzionare, vediamo un secondo, andiamo a vedere i dispositivi in diretta e andiamo a vedere un secondo quello che lui rileva. In teoria, poi in pratica non so se lo rileverà, ma proviamo a vedere se tutto è ok. Allora, vediamo. Processi, human interface, dispositivi, radice USB, intanto vede tutte le USB che ha sto computer, che come vedete sono veramente tantissime. Sono una roba assurda. USB composito, IDE, ATA channel. Questi sono tutti gli hard disk che all'interno. Dispositivi sistema. Non vedo traccia di quella scheda, però ovviamente può anche essere che non venga rilevato in quanto è probabile che devo collegare un dispositivo. Quindi o faccio un ricerca, però se non ricerca. Cioè, ovviamente, se non trova niente, dobbiamo procedere per il secondo passo, cioè collegare una delle unità che ho preparato qui. Un DTE con ingresso 6 pin, quindi un Firestone che utilizza appunto i 6 pin che è già collegato, e una telecamera professionale con 4 pin. Iniziamo con la telecamera. Ok, videocamera accesa. Andiamo qui. Ok, ho fatto il beep di attivazione. Ora dovrebbe in teoria installarla, ma ancora non vedo niente. Non vedo ancora nulla che si collega.
Ok, il DTE rileva effettivamente che la scheda è alimentata, però come potete notare non rileva ancora i dispositivi, quindi è probabile che sia proprio un problema di velocità su quella scheda. Ora quello che farò è switchare la scheda su una porta PCI Express un pochettino più lenta e vedere se così funziona. Ok, il secondo avvio avverrà in questo modo. Ho switchato la scheda, come potete notare, dalla parte sopra alla parte sotto, quindi con una PCI Express un pochettino più vecchiotta. Ora il problema è che un po' è storta, ma comunque dopo l'avviterò se funziona, anche perché sennò è inutile avvitarla. Ora attendiamo solo che il PC si avvii e saremo pronti per fare un secondo esperimento. Ok, sta succedendo qualcosa. Attenzione, eccoli qua, eccoli qui ragazzi. Ora sta installando PCI Express Bridge, Express PCIX. Quindi forse è la volta buona che funziona. Però più che altro è questa cosa che mi inquieta, che è un PCIX al posto di un PCI Express. Compatibile 1394, in teoria, quindi ora lo vede. E adesso direi di provare appena si installano tutte le porte. Driver installati, proviamoci. Aspetta. Cos'è? Panasonic dispositivo scollegato. Ah, ottimo, iniziamo bene. Però l'ha rilevata, ragazzi, quindi sta già funzionando. Adesso speriamo solo che appunto me lo rilevi. Però direi di provare anche col DTE a sto punto. Allora, andiamo ad attaccare un secondo il disco. Ok. Diamogli l'input. Mi si è briccato. Ma no, mi si è bloccato. Ma no. Eccola qua di nuovo la nostra Panasonic. Ora è pronta all'utilizzo. Quindi io direi di provare ad acquisire qualcosa con Premiere. Andiamo a provare un secondo. Momento della verità. F5. Dispositivo d'acquisizione non in linea. Questo potrebbe essere dovuto che il protocollo non è proprio quello corretto. Infatti, formato HDV. DV. Ok, opzioni, rilevamento automatico, dispositivo, qualcosa, Panasonic, tipo AC DVX100, DVX, più o meno sarebbe questa. Ok, dispositivo non in linea, vediamo. Adesso l'ho ricollegato. In teoria ora il dispositivo è in linea. In teoria. Pratica no. Vabbè, comunque la rileva, quindi già è positiva la cosa. Poi se Premiere non lo vede è per un altro motivo, probabilmente per una mancanza di configurazione, ma principalmente c'è, quindi funziona. E vede anche gli hard disk. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, vuol dire che questa scheda funziona, incredibilmente siamo riusciti a installarla. Vabbè ragazzi, per il resto dalla Computer Museum è tutto, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e niente, ci vediamo a una prossima puntata della Computer Museum, visto che tanto qua più o meno vi ho mostrato, quindi direi che posso anche staccare. Grazie ancora, al prossimo episodio, ciao ragazzi! Per l'appunto, visto che avevo configurato effettivamente un'impostazione errata, ecco ora funzionante la nostra firmware che, come vedete, io la muovo e lei si muove con noi e senza problemi neanche di video. Arriva perfettamente l'audio e il video, si sente anche un secondo di sottofondo, però l'ho abbassato apposta, se no c'era il rimbombo, e quindi si può dire che questa scheda effettivamente funziona perfettamente. E niente, vi ringrazio per aver visualizzato questa ultima parte del video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!